Allora, informazione turistica, frate, quella era la rotonda di Gavà. Sono il peggior turista che esiste, veramente. Io cambio sempre idea, non mi ispira tanto andare verso il sud, perché si tratta di fare turista per mese, passare da una spiaggia a un'altra, da un posto a un altro, ma io non andrò a visitare nulla, già lo so. Non sono il tipo che visita, non credo in queste visite così a buffo, giusto per. Sarà sbagliata sta cosa, sarà noiosa, sarà. Quindi pensavo che c'è più storia a Maiorca, perché andrò a fare mercatino, non so come andrà a finire, ci cioè avrò da fare là. Che senza fare nulla, alla fine, come ti spiegavo, per un po' va bene. Posso stare tutti i giorni così al mare, vedi, non lo posso fare, lo so, me rompo. Però è meglio un po' di fare. Però è il giusto perché il mercatino lo faccio solo domenica e pensavo durante la settimana, senza impegno, no stress, do un'occhiata in giro se trovo qualcosa. E poi il resto non lo so, il resto poi lo scoprirò lì, magari conosco altra gente. Vedi, penso che ci sia più storia da vivere, da raccontare, no? Dici, ma che me frega, no? Dici, ma che me frega, beh, ma fa come ti pare? So che devo fare io. Nella mia vita, figurati, no? Frate? Dice, figurati se so darti un consiglio a te. Dice, ma fai come ti pare, vai dove ti pare. This is your life, motherfucker! C'è poca, poca luce qua dentro. Allora, faccio vedere il pacchetto, frate. Ah, si chiama Pilot X7 Power Bank. Ok? Ovviamente non mi pagano per fare questo unboxing e questa recensione. Più che recensione è first look, si chiama first impressions. Allora, dentro la scatola troviamo i vari, insomma, cosettini. Se un sorrisino dice happy o not happy. Beh, vediamo, poi ti dico. Después te dico. Dentro la scatolina troviamo il nostro prodottine. La scatola si presenta in una maniera eccezionale, molto. Oh, ci potrei mettere. Guarda, c'entra l'iPhone qua dentro, guarda. È della stessa misura, ok? Stessa misura dell'iPhone 7 Plus. Scartiamo! Eppela! Sembra, sai, sto cosetto rosso, sembra. Come si chiama la telecamera quella là? La Red. Ecco il nostro power add. Abbiamo le due prese USB e qua c'è. Ah, il cavetto non c'è. O c'è? E se il cavetto USB per caricarlo, che ce n'ho, vabbè, ce n'ho una decina. Vabbè, questo lo se faccio il mercatino a Maiorca, lo vendo là, un euro. Così recupero un euro. Come si accende? Ah, si schiaccia qua. Vuol dire. Penso che sta tipo a metà, ok? Quindi mezza carica c'ha. Io credo che dovrebbe ricaricare 3 volte il telefono. Perché l'ho comprato? Perché quando vado al mare e voglio ascoltare la musica, o se vado in giro con il telefono e voglio filmare, ho una carica extra con me. Figo, eh? Vabbè, conosci già i power bank, non credo che non sai cosa sono, ok? Poi magari per chi non sa, è un aggeggione gigante, è gigante, infatti è gigante questo, eh? È leggermente più piccolo dell'iPhone, leggermente più piccolo. Vabbè, poi si carica, per caricare questo qua, stacchi, credo stacchi comunque gli aggeggetti che stai caricando, ed inserisci questo qua. Non, il caricatore non c'è. Vabbè, tipo questo, no? Ah, ma già le sai sta cosa per te. Per dire. Alla scatola non la butto mai finché non sono sicuro che il prodotto è valido. Anche quella di Amazon uguale. Anche perché ho 30 giorni di tempo. Ovviamente con Amazon hai 30 giorni di tempo per utilizzare le cose e rimandarle indietro se non ti piacciono. Però se loro vedono che lo fai troppe volte, ti mandano un'email. Non è che ti.
ti cancellano da Amazon. Cioè, ti cancellano da Amazon se tu prendi, rompi i prodotti e glielo rimandi. Rompi i prodotti e dopo un po' quelli dicono: oh, basta, basta, hai rotto. Hai rotto, non ti mandiamo più niente, non compri più da noi. Ma se tu utilizzi le cose, le provi, e dici non lo voglio più e lo rimandi integro, che non gli fai danni al prodotto, non c'è nessun problema. Poi no.